lascia molto pulita la bocca. Signor Giancarlo, abbiamo visto la vigna, raccontiamo un po' come nasce il vino di Gavi, dalla vigna al prodotto finale. Questa coccola di alimentazione si versano le vinacce, vengono pompate senza essere pigiate dentro i torchi e poi con la pressione soffice si separa la vinaccia dal mosto. Quindi da questo macchinario automaticamente arriva direttamente alla seconda macchina. Vanno nei torchi. I torchi la spremono. Ecco, una volta che il prodotto è all'interno dei torchi, sì, sempre automaticamente viene trasferito attraverso dei tubi. Viene pressato, da questa pressatura esce il mosto viene travasato in cantina automaticamente. Una curiosità, se me la può levare lei mi fa un regalo. Insomma, vedo che qualche annetto ce l'ha, un po' anzianotto così, ha nevicato sulle sue cime. E come mai così anzianotto va ancora in giro per le vigne, per le cose, a fare di queste cose? Perché è una passione, perché io ho le capre, ho le mucche, quindi mi piace andare ancora per le vigne ad apprezzare chi sa fare il vino come voi. E questo le fa onore, guardi, sono molto contento, guarda. Continui così che va bene. Attraverso un procedimento di automazione, come abbiamo detto prima, il mosto arriva in queste vasche. Quanto tempo ci sta? Dipende, perché queste qui sono vasche di decantazione. Poi viene preso il soprachiaro, i fondi vengono filtrati per avviarli alla fermentazione. Il passaggio successivo, lo abbiamo detto, è il trasferimento, potremmo chiamarlo così, automatico, dalle vasche direttamente in questi serbatoi. In questi serbatoi di fermentazione. L'automazione odierna arriva anche all'imbottigliamento automatico del vino, quindi dai tappi addirittura alle etichette. Prima la sciacquatura della bottiglia, poi lo riempimento, poi la tappatura, confezione, etichettatura e scatolamento, tutto automatico. Non viene bevuto automaticamente da qualcuno, no? Ebbene, questo ce lo auguriamo, che in avvenire riusciamo, come si dice, ad iniziare tanta gente a bere il vino, perché troppi hanno smesso, insomma. Vuoi per il palloncino, vuoi per una cosa, vuoi per l'altra, comunque c'è troppa gente che non beve più. E questo non va bene? Non va bene, noi abbiamo bisogno che... insomma, di convertirli. Io sono un po' in difficoltà perché ho il bambino in mano, ho la creazione, questo lo do a lei, perché dopo che papà l'ha fatto nascere la figlia prova a venderlo. Le difficoltà maggiori che riscontrate nella vendita oggi quali sono? Noi vogliamo avere un prodotto qualitativamente alto e quindi ci identifichiamo in una fascia di prezzo medio, non alto. Ce lo dobbiamo insieme, signor Giancarlo? Ben volentieri, perché è un vino che merita, non perché l'ho fatto io, perché è buono sul serio. Grazie dell'ospitalità. Alla salute. Liguria, Basso Piemonte, zone limitrofe significano anche ottimo mangiare, ottima gastronomia. Gavi non fa eccezione. In questo viaggio alla scoperta di Gavi abbiamo fatto due tappe. Una di queste è quella con il ristorante Pizzeria in Gavi. A Gavi Paolo Priolo ha realizzato un sogno chiamato In Gavi. Un locale accogliente alla moda, adatto a qualsiasi esigenza. Si inizia dalla pizza. Paolo Priolo ha partecipato a 14 campionati mondiali. È il maestro indiscusso della pizza, da quelle celebri, partecipanti ai campionati mondiali, a quelle classiche, le bianche, i calzoni, le pizze dolci o la focaccia di Recco. Il ristorante in Gavi propone antipasti, primi piatti, secondi di carne o pesce, il menù per i più piccoli, dessert e gelati, il tutto accuratamente selezionato e di produzione locale, accompagnato da un'ampia scelta di vini. Tutti i cibi sono cucinati alla griglia o al vapore, non viene proposto nulla di fritto. Mentre si aspetta la cena o la pizza, è possibile gustarsi un aperitivo nella calda atmosfera della mansarda durante l'inverno o nell'accogliente dehors nella buona stagione.
La mansarda è l'ambiente suggestivo del locale, un'accoglienza calda dove festeggiare cerimonie, ricevimenti, feste private, buffet e serate a tema. Ristorante Pizzeria Ingavi significa lo stare bene a Gavi. Sapori e gusti del passato che restano però sempre attuali sono anche quelli che abbiamo potuto assaporare e degustare presso il ristorante I Nebbioli di Gavi. Il nostro viaggio a Gavi prosegue alla scoperta dei sapori e quindi venite con me, vi faccio conoscere questo ristorante I Nebbioli, venite, venite. Andiamo un po' a scoprire insieme le specialità tipiche del vostro ristorante. Tagliolini col sugo di funghi, i funghi questa stagione sono proprio, e i ravioli, il pesto. Una ligure e poi brasati, lumache, che anche queste sono una nostra particolarità, insalata russa, insomma, tante altre cose insomma. Questo che cos'è? Il piemontese, il brasato al vino rosso con la polenta. Come viene fatto questo piatto? E il brasato viene rosolato con l'aggiunta di verdure, di vino rosso, spezie. E poi viene lasciato cuocere a fuoco molto, molto adagio, molto piano, e coperto per 2 ore. Lasciando da parte momentaneamente il brasato, ci spostiamo invece al reparto delle lumache. Lumache che non a tutti piacciono. No, no. Però gli amanti delle lumache sono parecchie. Le lumache hanno un lavoro lunghissimo, perché vengono lavate in acqua, aceto, sale grosso, poi vengono bollite per 1 ora e più e poi a quel punto vengono cucinate, anche qui col soffritto, con il lardo, con un pochino di funghi secchi e poi anche qua vengono cucinate molto lentamente, a fuoco molto basso. Vedo questo sugo che appare molto invitante, che sugo è? È un sugo di funghi, con i funghi della nostra zona, quindi freschi, e condiamo i tagliolini, la polenta, lo zaino. È un sugo abbastanza rosso, nel senso che quindi in questo caso mettete pomodoro. Sì, 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 è un sugo come facevano le nonne, insomma. Parliamo un po' della stagione dei funghi, perché insomma è stata una stagione un po' particolare, è parita forse bene, poi il tempo non ha aiutato, adesso arrivano di nuovo i funghi. Ma i fungaioli dicono di no. Qui avete preparato appunto una serie di cose, quali altri piatti tipici o comunque specialità voi preparate abitualmente? Ma la cima ad esempio è un nostro piatto forte con la salsa verde, il coniglio alla ligure, di nuovo anche quello con pinoli, verdure, olive taggiasche. Lo stoccafisso accomodato e poi facciamo anche tripa, pasta e fagioli, insomma questi piatti un po' più rustici. Abbiamo fatto quest'oggi un viaggio partendo dalla Valle Fontanabuona, siamo passati a Serra Ricò, successivamente a Gavi, adesso torniamo a Genova, ma continuiamo a parlare di gastronomia. Lo facciamo andando a conoscere un ristorante presente su Genova, in Corso Italia, è il ristorante pizzeria Punta Vaglia. La Liguria è una terra ricca di cultura e tradizioni, dove l'arte della buona gastronomia si sposa con i sapori di una cucina dal sapore forte ma al tempo stesso delicato. La cucina ligure e quella genovese presentano connotati tipicamente marinari, dove il pesce regna sovrano. Il nostro viaggio di oggi si ferma al ristorante Punta Vagno, locale che si affaccia sul mare e domina il golfo. Si resta incantati davanti ad un menù che non lascia spazio all'immaginazione e si trasforma in una gustosa realtà. Si inizia dagli antipasti, dove spiccano pesce spada, salmone marinato, le deliziose acciughe all'ammiraglia. Il cuoco Michele ama le cose semplici ma saporite. È proprio Michele a raccontarci la sua passione per il mare. Una passione che sfocia nella decorazione di piatti e creazioni artistiche che hanno la firma inconfondibile del guscio di ostrica.
Le decorazioni di Michele sono un'arte, come è arte ciò che esce dalla cucina. Si perdono i sensi dinanzi agli spaghetti puntavagno. La mano sapiente del suo ideatore abbina con maestria cozze, vongole, moscardini, calamari, gamberi, scampi e ostriche in bella vista. Il ristorante Puntavagno propone ogni giorno pesce freschissimo, pesce che è la base per una zuppa alla scogliera da leccarsi i baffi. Per gli amanti della pizza, il forno a legna è certezza di una pizza di qualità e di una focaccia al formaggio DOC. Un locale accogliente, ospitale e rilassante, mentre le onde del mare scandiscono lo scorrere di un tempo che sembra essersi fermato al ristorante Puntavagno. In Genova ci sono realtà che potremmo definire delle nicchie, forse non tutti le conoscono. Ci sono ristoranti che valorizzano ad esempio i prodotti tipici della loro regione, la tipicità, i gusti, i sapori che sono decisamente caratteristici e importanti. Uno di questi ristoranti è l'Angolo della Lucania, gusti, sapori, aromi, profumi della Basilicata. Raccontiamo la storia di una regione importante come la Basilicata. Forse non si conosce molto di questa terra, ma scopriamola insieme a Donato. Come tra l'altro il Pefresco chiama la Lucania perché è il nome più bello e anche più antico. È una regione molto naturale. Donato nasce sicuramente nella Lucania, conserva la tradizione, la storia di questa regione alla quale è molto affezionato. Poi Donato si trasferisce a Genova e decide di aprire un ristorante in onore, potremmo dire, della sua terra. Sì, perché ci teniamo a far conoscere alcune cose della mia regione, anche perché differenziamo dagli altri locali, io sono creato lavoro facendo conoscere questi prodotti qua. Angolo della Lucania, un nome insomma che fa capire che nel cuore della città, nel cuore di Genova, esiste una nicchia, potremmo chiamarla così, un angolo dove assaporare i gusti di questa regione in enogastronomia. Raccontiamo, signor Donato, qualche specialità vostra particolare. Facciamo diverse paste fatte in casa, tutte tipiche, non e come carne, facciamo le carni tipiche invernali, tipo cuciniamo la carne d'asino, il castrato, la capra. In un modo di fare cucina che è andato un po' al passo con i tempi, è diventato quasi insomma una cucina industriale, tecnologica, oggi voi mantenete quella semplicità e soprattutto la maggior parte dei prodotti sono tutti fatti da voi. Guarda, noi siamo originali, semplici nelle ricette, proprio come una volta venivano fatte. Alcune cose sono state riviste, corrette, perché alcuni gusti non si possono proporre, che qui i modi e i gusti di mangiare sono diversi. Un'ultimissima battuta, non capita spesso insomma di avere la possibilità magari di comunicare un qualcosa attraverso la televisione, quindi oggi avendo la possibilità magari di lanciare un messaggio ai genovesi, agli amanti della buona cucina, che cosa si sente di dire, Donato? Ma io direi che siamo qui da 41 anni e non ci staremo tanto. Chi vuole recuperare il tempo perduto, che lo faccia abbastanza presto, che dopo non ci saremo più.